Devo agganciarmi a quest'arma. Mentre sto parlando, in questo modo, un calcio genitale, un front kick. Va bene, va bene. Troverà un'altra posizione a me più utile. Quando vuoi, Mattia, go. Ciao ragazzi, con questo video voglio definitivamente mostrare una volta per tutte quello che è il disarmo Krav Maga previsto sulle pistole. Ovvio, lo sappiamo tutti che nessuno vuole rischiare la propria vita se ci stanno rapinando un portafoglio, un cellulare o stupidate del genere. È ovvio perché andiamo a fare un movimento estremamente rischioso che deve essere giustificato dal buon senso. Che cosa significa? Che se invece stanno rapendo mio figlio, vogliono violentare la mia compagna, una situazione veramente drammatica, io potrei anche decidere di rischiare la mia vita per fermare tutto questo, o tanto almeno ci provo. Altra cosa, se il criminale vuole ucciderci assolutamente, non si avvicinerà a noi. Arriva a 10 metri e ci spara, allora lasciamo perdere questo video perché non c'è Krav Maga, non c'è niente. Ma 9 volte su 10 il criminale si avvicina perché utilizza l'arma come deterrente. E lo possiamo vedere su tantissimi video disponibili online su YouTube, per esempio, presi da reali telecamere di sorveglianza o della polizia, eccetera, dove si possono notare questi atteggiamenti. Ci sono tante altre premesse, ma non voglio riempire un video di premesse. Vi chiedo di avere un po' di buon senso e nel ragionare in quello che vi sto cercando di passare. Altra cosa, la mia pistola ha al proprio interno il safe stick. Vedete, è una parte di plastica che esce dalla canna e la attraversa per la totalità. Significa che l'arma è utilizzabile in questo momento a scopo didattico ed è assolutamente inerme. Andiamo a vedere quello che è previsto dal Krav Maga. Lavoreremo in maniera statica. So benissimo che nessun aggressore sarà una statua, ma sarà molto concitato. Ci sono dei video su Instagram sul canale KMA per vedere proprio questo tipo di atteggiamento. Ma onde evitare di muovere le telecamere a destra e a sinistra, lavoriamo in questa posizione. Ovviamente il criminale avrà il dito sul grilletto molto probabilmente, però io chiedo sempre durante i training di mettere tutte e quattro le dita lungo il calcio, perché durante la procedura di disarmo rischierei di spezzargli un dito. Il primo concetto qual è? Che quando io toccherò o agirò per reagire, lui avrà un istinto di trazione del grilletto. Io, se vado a fare dei movimenti a scatti, posso generare in lui l'istinto di tirare il grilletto. A maggior ragione, quando andrò a toccare la sua arma per applicare un disarmo, avrò il problema che se il colpo è in canna partirà se lui tira il grilletto. Poi la potrò inceppare e i colpi successivi non saranno incamerati, ma io devo sempre temere il primo colpo che è in canna oppure no, non lo posso sapere, lo considero sempre in canna. Il primo movimento che io vado a fare è quello di togliere il vivo di volata, cioè la direzione del proiettile, se vogliamo essere semplici nella discussione, dal mio corpo. Ci sono tecniche che applicano una rotazione del corpo, di chi si difende, e contemporaneamente l'arma, quindi vado a ruotare il mio corpo e vado poi a prendere l'arma. Questa tecnica però è superata, a me non piace, in KMA non si utilizza. Per quale motivo? Perché è ovvio che se voi toccate l'arma a qualcuno, lui tira il braccio indietro. Oh! Io posso essere bravo nella rotazione del mio corpo, quindi vivo di volata e sì fuori, ma se lui tira, l'impugnatura in questo momento, l'impugnatura migliore è la sua, non è certo la mia. Quindi che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a utilizzare due mani, ma per utilizzare due mani non posso arretrare con l'altra spalla, perché l'altra mano non ci arriverebbe più. Quindi lavorerò in questo modo. Lo rivediamo. Le due mani arrivano là. Vedete che io arrivo con la mano e proseguo nella direzione. Non vado a fermarmi, non vado a fare niente. Quello che facevo prima, uno, lo faccio adesso ma con il blocco della seconda mano. Vedete quanto gira? Ci sono altre scuole che cosa fanno? Altre tecniche che prevedono che la seconda mano vada sul polso. Non è corretto. Può essere utile, certo, ma è molto più utile mettere la mano dietro il carrello. Perché? Perché io devo agganciare l'arma. Abbiamo visto l'istinto qual è. Tocco l'arma e lui la tira. Quindi che cosa devo fare? Devo agganciarmi a quest'arma. Devo agganciarmi. In questo caso, se lui va a tirarmi, lui può tirarmi quanto vuole, ma l'arma non si riallinea a me. Cosa che se invece fosse la seconda mano sul suo polso, a quando lui tira l'arma si riallinea, vedete? Sono nella linea di tiro. Quindi la seconda mano deve lavorare qua, dietro. È questa che tiene. Da qui poi abbiamo qualche accorgimento, utilizziamo il nostro polso come fulcro, quindi per andare a portarla via.
la facciamo completa. Le mani vanno all'altezza dell'arma, ma non vicine. Non dobbiamo far capire che vogliamo reagire. Dobbiamo cercare di fregare lui con un effetto sorpresa, che è una carta sempre utile da giocare. Le mani vanno all'altezza dell'arma e io applicherò la tecnica mentre sto parlando. Mentre sto parlando, magari gli sto dicendo: per favore, non farmi del male. Oh, perché inconsapevolmente il criminale può seguire il nostro discorso logico, anche involontariamente. Ora, abbiamo visto come deve essere fatto il lavoro sull'arma, ma non controlliamo lui. Non sapremo se lui rimarrà bloccato, si precipiterà verso di noi per riacciuffare l'arma che gli abbiamo fregato, scapperà, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che può essere molto utile per noi non stare fermi. Per esempio, ho una parete alle spalle, non posso andare indietro, non posso allontanarmi, dovrò per forza allontanarmi davanti. Quindi che cosa farò? Lavorerò in fuga andando davanti a lui. Potrei avere la necessità di andare indietro, il desiderio di allontanarmi indietreggiando. Quindi anche qui devo sempre prevedere che lui possa precipitarsi su di me. Lo farà, non lo farà, non lo so. Ci sono alcuni accorgimenti. Utilizzerò l'arma come oggetto contundente, senza intersecare le altre persone. E cercherò anche un movimento in step slide, quindi osservate il movimento dei miei piedi. Da qui lavorerò in questo modo. Ovviamente, ragazzi, andare a toccare l'arma bloccandola nel carrello, e tra poco vedremo che lo si può fare senza farsi del male, e lui tira il grilletto, parte il colpo, ma significa che cosa? Che l'arma si inceppa. Quindi io in questo momento ho in mano un pezzo di ferro, non posso utilizzarlo per difendermi. Non lo voglio utilizzare, lo sappiamo bene perché lui è disarmato, ma nel caso dovesse estrarre un coltello, io devo, per prevenzione, ripristinare il funzionamento dell'arma. Come lo facciamo? Il classico tap rack, ok? Quindi andiamo a colpire l'alloggio del caricatore per ripristinare la posizione nel caso potesse essersi spostato durante l'inceppamento, e andiamo a espellere noi il bossolo contenuto. Ovviamente questa procedura la farò solo se ho avuto la fortuna o la bravura di mettermi, di guadagnare una distanza di sicurezza. Non lo farò davanti a lui. Visto tutte queste situazioni, è ovvio, come abbiamo detto come premessa, che l'aggressore non sarà mai statico, no? Quindi si muoverà, e si muoverà mettendosi sempre a disagio. Magari ci ha già portato la pistola in faccia, ci ha già spaccato i denti, la faccia, il naso, e quindi sarà ancora più difficile. E se prima era rischioso fino qua, ora sarà molto più rischioso. Quindi significa che dobbiamo ragionare se è il caso di reagire, quando è allora il momento di reagire, chiaro, non quando l'arma lui l'avrà di fianco a fianco, perché per me sarà difficile raggiungerla, e quindi con che tecnica reagire. Questa è la cosa più difficile da sviluppare in un contesto di difesa personale. Poi ognuno può inserire qualche optional, no? Nel senso, quello che ritenete più opportuno in quel momento. Potrebbe essere un calcio genitale, un front kick, quello che preferite. L'importante è che il concetto sia quello del disarmo. Potrebbe esserci una situazione, per esempio, di questo tipo. Stai calmo, stai calmo, stai calmo, stai calmo. Va bene, va bene. Rush, rush. Potrebbero esserci situazioni del genere dove io potrei tentare una reazione, ma è altamente sconsigliata. Magari nella colluttazione il criminale troverà un'altra posizione a me più utile. Rush. Ora abbiamo tolto il dispositivo di sicurezza all'interno della Glock, per cui abbiamo l'arma perfettamente funzionante, abbiamo colpi 9x21 veri, andiamo a inserire e ad armare la nostra pistola. Ok, da qui, quando vuoi, Mattia, go! Come vedete, il carrello si è mosso, non si è aperto, la mia mano non è ferita. C'erano diversi colpi nel caricatore, ma l'arma non sarà in grado di esploderli perché è inceppata. Prova. Ok, che cosa significa? Che il bossolo è contenuto all'interno, il carrello non si è aperto, l'arma appunto si è inceppata. I colpi ne abbiamo ancora nel caricatore, il bossolo ora sì, che l'arma torna a essere disponibile. Inserisci ancora il caricatore, facciamo un'altra volta, arma, dito sul grilletto, vado a bloccare, quando vuoi, go. Carrello è bloccato, apro, l'arma è inceppata. Prova a tirare, non funziona. Io penso di aver detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento. Che voi siate stimatori del Krav Maga o detrattori, questo non importa, non mi interessa. A me interessa semplicemente far capire che cosa è previsto dal Krav Maga. Poi ognuno di voi può scegliere la bontà o meno di quello che ha visto. Sicuramente abbiamo dipanato un po' la nebbia che fino ad oggi c'è sempre stata su questo argomento. Se volete vedere altri video, seguiteci sul canale Instagram di KMA, oppure andate a vedere il nostro sito www.kma.it. Stay safe.